Abbiamo visto, anche se succinta relazione, che ha fatto Jair l'interessante esperienza che è in corso a Itapu. Credo che ci sia stato uno sforzo partecipativo per coinvolgere le popolazioni su questa esperienza, su questo processo, da cui sicuramente abbiamo molto da imparare. Ora, probabilmente io come parco ci mettiamo anche in prima fila tra i cattivi, ora in senso lato, nel senso che non abbiamo mai fatto qualche cosa di simile all'esperienza ora raccontata, ma mi sembra molto significativa, al di là di tutti i contenuti che comunque sono stati, anche se sinteticamente, toccati da Jair. Mi sembra che l'esperienza che, perlomeno a me, ha colpito di più è il coinvolgimento di tutte le popolazioni locali all'interno di questo percorso, che è un processo sicuramente interessante perché ciò che succede sul territorio ha innanzitutto come protagonisti chi sul territorio vive. Ora darei la parola al professor Zanet, che farà un intervento e inoltre ha portato un filmato che vuole farci vedere. Professor Zanet da anni segue, lui parla anche l'italiano, per cui non so se farà credo che faccia l'intervento in italiano. Un po' e un po'. Mezzo E, comunque da anni segue i rapporti che ci sono tra l'Università di Pisa e l'Università del Paranà, e comunque è tra coloro che più di altri ha favorito anche lo scambio tra i nostri parchi, il Parco di Iguasù e il Parco Miglierino San Rossore Massaciuccoli. dal 71 nel primo corso nell'Istituto Oltremare a Firenze. Lottiamo per avvicinare, tentative sono state tante, però con i risultati attuali mai. È per questo che voglio che tutti sappiano che è un nuovo momento. I risultati, i nostri studenti della UFPR che sono qui, è una dimostrazione di questo. Perché se no, e anche studenti di qui in Italia, quando si potrebbe pensare, quando parto il 71 a venire a fare una specializzazione in Italia, un paese che stava, considerando oggi quasi secoli indietro, veniva a fare una specializzazione qui, e ora io ho l'onore di essere direttore di ricerca in una laurea di una studentessa qui, laureata in agraria qui a Pisa, e ora è mia allieva di dottorato. Allora vedete che cambiano tempi. E guardo soprattutto a quelli che hanno come me qualche capellino bianco. Non si credeva, e io vi trasmetto a più esperienze e a meno, perché a me contano i principi. Le pratiche sono tutte discutibili, ma sono i principi che permettono poi portare a pratiche adeguate. Perché vi do solo un esempio per pensare stasera. Il giorno che Thomas Edison ha scoperto la luce, quanti anni di scienza siamo rimasti fermi, 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 non abbiamo più pensato a questo. I botanici nel 40, fino al 40 studiavano perché volevano registrare tutte le piantine che c'era al mondo. Quando più o meno pensavano che avevo già dato nome a tutto, hanno smesso la biologia vegetale. E siamo rimasti ciechi durante quasi 40 anni. Poi quando a Cesena ricominciano a coltivare la frutta, la piantina da frutto in un vetro, cominciano ad aver di nuovo bisogno di comprendere meglio la pianta perché non è più il suolo, la natura che lo fa crescere. Ora lo devo far crescere dentro un tubettino. Allora queste riflessioni sono molto importanti per capire i nuovi momenti e la possibilità di chi ha una lunga esperienza, quando si parla qui, di paragonare San Rossore, 500 anni, Parco Nazionale di Itaipu, 60 anni. Avete visto bene che qua è stato più gentile, nel 65 ha fatto vedere Jair. Noi, la decada di 50, era un mare verde, era tutto. Non si vedeva dove era la risa, non c'era, era tutto mare verde. Sì, miei sì, guardate, sono venuti lì anche loro a sboscare, buttare giù, di qualsiasi maniera, per mettere il pascolo, per fare allevamenti. Era una riserva sola. Allora,
Qual è il paragone che ho già sentito dall'inizio importante, importantissimo, e che ha avuto l'iniziativa ora del paragone dei nostri parchi con quello qui Milarino San Rossore? Se dai medici l'avevano qui e ancora lì, si va, guarda, la cosa meravigliosa che ho visto, chi non è andato ancora ritorni, perché io la terza volta che vado a Milarino San Rossore, ma andare su quella passerella e vedere là la spiaggia naturale come la degli anni e gli anni, quello colpisce. Anche se vedo che un rimboschimento non mi colpisce tanto, perché è semplicemente un rimboschimento, ma là colpisce. Allora l'aria è grande e ci sono là cose che dimostrano una capacità di secoli e secoli di mantenere una cosa naturale. Per me sono queste riflessioni che bisogna fare. Perché tanti in Europa dicono: ma voi state sboscando tutto in Brasile. Beh, non conosco, peccato che il tempo qua è poco, ma vi vorrei far vedere le azioni e la politica di preservazione delle aree vergine che c'è in Brasile. E non in un ecosistema unico, ma noi abbiamo nel sud un ecosistema della Pampa, come la Pampa dell'Uruguay e dell'Argentina. Andiamo un po', poi tutta la costa che va quasi su al nord-est, abbiamo la Mata Atlantica, dove c'è la più grande biodiversità che si può immaginare in un'area, in termini specialmente vegetali. Epifite come ci sono lì, non ce n'è in nessuna altra parte del mondo. E è un secondo ecosistema. Poi entriamo in tutto il Cerrado, un grande ecosistema, e possibile coltivazione, là viene a rischio, perché se puoi tutto coltivare, puoi anche buttare giù tutto. Poi vai, c'è il Pantanal, che grazie alla natura che un periodo l'acqua sale, allora devono levare il bestiame e così si ricompone tutto, poi l'acqua bassa e il bestiame torna, un secondo. Poi andiamo più in su, la Caatinga, che è quasi, è una zona molto arida, è tipica in quell'ecosistema, è arido. Là direi che c'è tanto ancora di naturale, perché? Perché non si può coltivare, non dà niente, allora no, l'uomo è scappato. Non è per niente che gli immigrati hanno approfittato tutta questa terra buona del sud, dove c'è la Mata Atlantica, intorno al Parco Iguazú, roba del genere, e ora stanno salendo in su, dove? Nel Cerrado, che mancava fare un po' di correzione minerale nel suolo, e le produzioni di soia, le grosse produzioni di soia del Brasile vengono di là. E ora stanno entrando dentro la foresta. Ma tutti, il pericolo è là. Perché là allora si entra in un ecosistema amazzonico che è un'altra volta diverso. Allora se uno pensasse avere una sola politica di gestione dell'ambiente per tutti questi ecosistemi, avrebbe sicuramente sbagliato in cinque. E sono sei. Di questi sei, cinque avrebbe sbagliato, perché ognuno chiede una forma di preservazione. Se avessi il tempo, preferisco parlare per dominare più il tempo, perché se facessi vedere tutte, ma le lasceremo qui, è un'idea buonissima del dottor Sergio Paglialunga, ed è fare a tutti chi interessa tutto questo materiale, dove ci sono lì le informazioni per approfondire, e chi interessa, e chi è qua fino a quest'ora, sono sicuro che è perché interessa, se potrà approfondire là. Abbiamo una fondazione che, assolutamente per caso, a 17 anni fa è stata costituita, soprattutto le donne conoscono la Boticario. Boticario è un prodotto che fa concorrenza con i profumi europei. E che è successo? Guardate che meraviglia. A 17 anni indietro mi hanno cercato, perché quando si coltivava la piantina in vetro, mi hanno cercato. Ma noi vorrebbe distribuire una piantina d'araucaria per dimostrare alla popolazione, ai nostri consumatori, che noi, anche se utilizziamo quasi tutti i prodotti loro, vengano della natura. Levano della natura, essenze della natura, delle piante, delle erbe, eccetera. E allora, volevo dimostrare che hanno una preoccupazione col medio ambiente. Un esempio tipico e simile a quello dei Taipu, che come le sette chiedas, le sette cassate che sono state seppellite per la diga di Taipu, c'è il mondo che si preoccupa con il medio ambiente, sente quello, ma voi avete ammassato le sette cascate del Paraná,
Dunque subito i dirigenti dall'inizio hanno sentito la responsabilità di fare tutte queste azioni meravigliose. Allora non è per nulla, dottor Sergio parla lungo, non è per nulla che hanno avuto tutte queste, c'era questo stimolo, no? Allora penso che San Rossore non è indietro in niente, nei suoi tempi e le sue ragioni per determinate azioni. E la Boticario ha fatto che? Ma noi io ho detto, guardi, ma noi all'università possiamo produrre 10-15 mila piantine per tutti i franchisi. Allora, in quelli 3 giorni seguito è nato la Fondazione Boticario di Protezione della Natura. È la più grande fondazione brasiliana oggi e che riceve più apporti esterni per preservazione della natura. Ha grosse riserve, assolutamente intoccabile, ha politiche di finanziamento per progetti specifici di una specie, dell'altra specie. Dunque, Fondazione Boticario di Protezione della Natura. E questo è un materiale che sarà là, il sito è niente più che www, le tre iniziali di F, B, P, di protezione, natura. E chiocciola, punto org, punto br. Sarà qui, la vedrete e almeno voi che avete visto, se state qui, sicuramente non direte mai, ma là in Brasile loro vogliono distruggere tutto il nostro polmone e non avremo come respirare, no? Almeno non diranno più questo, al contrario, con tutta la formazione fondamentale che è caratteristica dell'Europa, ci sarà un'occasione di contribuire tanto per delle azioni ben fondate in tutte queste iniziative, perché io parlo dell'iniziativa, io non parlo della competenza. Qui c'è la competenza dei 500 anni di preservare un'area, là il massimo 50-60 anni. Ecco là la differenza, ecco là l'importanza di questa confrontazione. Bene, allora io ieri pensavo, ma il nostro convegno è solo per paragonare due azioni di conservazione, due parti. No, noi siamo riuniti, ti viene là perché è interessato in conservare la biodiversità. Ah, bon, allora la biodiversità ha molte strategie. I parchi sono una delle strategie, ma in primo posto il parco può essere un'idea, perché subito mostrano le difficoltà degli intorni, come conservare una roba, una cosa molto diversa dell'altra accanto a campo. È molto difficile, perché avrà sempre la fase di transizione. Allora, come si farà questa transizione per assicurare che il medolo, il centro, si mantenga sempre originale? Là, allora, vengono viabilizzare questa strategia per la preservazione della biodiversità. Una delle maniere, nessuno va a un gran proprietario e dice conserva là perché gli europei, gli americani devono respirare, i giapponesi devono respirare un'aria pura. No, la butta giù, di notte no, di giorno, va via e vigile, di notte li metta un fuoco, sono mille maniere di buttare giù. E quello fa. Allora cosa dobbiamo fare per cambiare? Cosa dobbiamo fare? Un uso, l'uso possibile, l'uso economico possibile, esattamente per finire questo che diciamo conflitto, questo confronto e armonizzare un'utilizzazione con quell'altra. E questa armonia è là è la difficoltà, perché la legge è facile e se guardate un giorno la carta, dopo per questo sito che vi ho suggerito, mostra tutte le riserve in Brasile, riserve mostruose, sono riserve ora nuove nella ultima diga che hanno approvato, che il Ministero del Medio Ambiente hanno accettato solamente quando hanno lasciato una riserva che corrisponde a 2 stati interi brasiliani, nelle Amazzoni, perché ancora là c'è parecchio verde, per avere un'idea. Ma la mia domanda, fra 30 anni, 50 anni sarà ancora là? Se subito non pensiamo forme di garantire che si mantenga così,
Allora là penso che sta a noi, a tutti questi giovani che sono qui interessati, a noi che abbiamo un'esperienza, mettersi insieme e proporre delle proposte viabili, ma sicuramente viabili, che sotto l'aspetto economico funzioni, perché non esiste altro combustibile meglio che quello economico, non c'è verso. Tutte le tentative in questo mondo recente sono state provate e non funzionano. No. Allora, là entrerò, se posso avere il tempo, in questo confronto, prima di seguire un esempio di questi, di come fare un uso, noi studiamo, io particolarmente il mio gruppo, una forma, che c'è un albero che è una meraviglia, e questo albero che è pensato fino ad ora solo in legno, io un giorno ho detto, dobbiamo valorizzare quest'albero in piedi, perché disteso è morto. E la grande economia che ha dato il Paranà a quest'albero è lui disteso. È quando l'hanno buttato giù e nel periodo della guerra, che non c'era, non potevano più andare in Asia a prendere, insomma le navi non si potevano più spostare, hanno dovuto andare giù in Sud America a prendere legno. E là la povera Araucaria ha pagato un prezzo fortissimo. E in estinzione il parco di Iguazú, quando inizia nel senso l'est, no ovest, nel senso l'est è il contrario della foce, là comincia la foresta, là è una foresta di Araucaria. Dunque, concretamente sul Parco Nazionale di Iguazú abbiamo progetti di utilizzare questo che mostrerò in seguito, concretamente per avere la sicurezza di armonizzare l'intorno con la riserva intoccata. E voglio accentuare, noi qua, voi, noi del Brasile, valorizzare molto questi che hanno mantenuto punti aria ancora vergine allo stato naturale in 400 anni. Noi per ora, con le difficoltà, avete visto addirittura il nostro vice direttore del parco, andare lui proprio a cercare le persone dentro che facevano la caccia nei boschi. Per vedere, mi domando, fino a quando possiamo mantenere l'ordine di questa forma? Fino a quando? No? Allora sicuramente bisogna chiedere, Migliorino San Rossore, come questa esperienza, come siete riusciti a passare questi 400 anni? Dunque, è per dire quanto è importante, io considero importante, come accademico, soprattutto importante paragone, se vogliamo anche noi arrivare ai 400 anni, certo. Allora, parlare meno, credo avervi già annoiato con questo accento un po' fiorentino, un po' veneto, un po' brasiliano, e passiamo a far vedere un progetto perché io ci credevo e ora ci credano che è una forma di mantenere la Araucaria in piedi levandogli tutto quell'altro che ci può dare al di fuori del legno. E noi chiamiamo allora là, noi soprattutto e tutti i gruppi che lavorano gli alberi, che è nel mio caso la mia specializzazione, gli alberi prodotti non lignosi della foresta. Allora mantengo la foresta con prodotti non lignosi. Là i profumi, là i frutti e là e cose del genere. Cuore di palma. Perfettamente. Si leva e rinasce, non finisce mai. Aumenta, al contrario, aumenta. Produrre il cuore di palma, sapete, no? Quanto se il porcino è buono, ma il cuore di palma anche non sta molto indietro. Allora proviamo a aprire Araucaria, perché il modello poi è proprio non vo via di Pisa senza farli vedere, perché io mi sono ispirato a questo studio a Pisa, col pinolo. Quando ho visto che qua conservavano e belli tronchi, non li levavano perché dovevano stare là per produrre il pinolo, e poi tutto pinolo di origine controllata, eccetera, eccetera, ho detto, ma possiamo fare anche questo qua. E vedrete che l'ultima, che sarà sicuramente una notizia mondiale, siamo riusciti ora a innestare l'Araucaria, no? Una forma di innestare l'Araucaria. Allora, voi Araucaria
Pisa e vicino qua alla zona di produzione di piante da ornamento, siete molto abituati a vedere l'araucaria araucana, l'araucaria del Cile. E qui nel Dipartimento di Agronomia, dove sta il professore, mi aiuta la caccia, lì c'è una araucaria, l'arca quasi 2 metri di altezza, araucaria angustifolia. La nostra è araucaria angustifolia, per avere un'idea, è l'albero simbolo del Paraná, sta nella bandiera della città di Curitiba, per avere un'idea. E allora, parlato troppo, guardiamo qualcosa. Eccola là. Questa immagine, ma se penso, sono diverse immagini, penso conta molto l'immagine, se chiudessero quella porta soprattutto del fondo là, migliorerà, o la tenda, tirare la tenda almeno. Tanta gente ha già studiato la foresta e non hanno trovato la soluzione. Questa è la foto simbolo di come si deve impostare, come si deve affrontare il problema. No, studi l'arbo, l'albero, mi esco un po' di francese, studia l'albero senza perdere di vista la foresta, ma non cerchi di capire la foresta da sola, perché tu ci andrai, tu figli, tu nipoti, e non la capirai. Allora, intendiamo i pezzi bene, e per quello sempre dico, non mi parlare di foresta, di araucaria, perché non mi intendo niente, parlimi dell'individuo araucaria. Allora è tanto meraviglioso che questa pianta ha solo uno spunto, solo che va in su, del resto sono tutti orizzontali, da lì già è una grande sfida, tutti orizzontali, puoi fare una taleare, qualsiasi ramo mette per terra, cresce disteso per terra, non si alzerà mai. Allora guardate che cose meravigliose. Bene, allora questa è l'araucaria angustifolia, e logico, in questa maniera tutti voleva questo era il filetto, era questi tronchi figurati, no? E per tanti anni, almeno 60, 45, e poi c'è stata una legge, non si può più buttarne giù una. Allora lì sì, che di notte, no, ogni tanto un camion pieno lo trovava, non c'è verso, con l'interdizione non si risolve, però... Guardate, lì c'è erba mate, la yerba mate, il paraguayense che... aspetta, dove è? Deve essere questo. No, dietro. Sotto? Sei sicuro che è questo? Allora aiuto. O questo? Vai. Ah, questo qui, no, già, l'ho capito, grazie. Ah. Allora, questi alberi qui, guardate come si può preservare l'araucaria qua dentro, il pascolo, Inex paraguayensis, che produce il mate, che tutto il Sud America consuma, il cimarrão, tutto è produttore delle foglie di questa pianta. Dunque, una coltivazione puoi preservarla, sta là e dà rese. Rese quali? Ma perché questo albero così? Perché dal momento, avete visto quello là dove c'era una persona, un albero lungo lungo? Logico, come di quella maniera da un bel tronco, ma se io lascio le rame da sotto così, io ho le pine e comincio a produrre da qua fino a su in cima. E se non li metto vicino vicino uno dell'altro, sta tantissimi anni con queste rame qui, io raccolgo le pine da terra, senza scala. Allora guardate che i forestali non sono mai interessati a questo perché dà un tronco orribile per loro, lo scartano perché è pieno di nodi, non gli interessa. Guardate i conflitti di fine di prodotto, eh. Uno lo voleva tutti per avere un tronco liscio, quell'altro invece lo vuole mantenere da qui, no? Allora la stessa pianta con due destini. E chi ha detto che bisogna che la vada lassù per produrre? Là c'è una pina, che una persona ci arriva, là ce n'è un'altra, dunque anche una dimostrazione che non ha bisogno di avere tutto quel diametro per produrre. È stato dimostrato anche questo. Allora il potenziale di produzione, e se
si conosce minimamente la genetica, dice: ma se uno è capace di fare questo, perché no? Non si può moltiplicare, non è un'eccezione, no? Allora la quantità sembra sia significativa. E allora la può produrre una quantità significativa. L'importanza ecologica. Questo qui, personalmente, ho visto questo tronco, un pezzo fossilizzato di Araucaria in Argentina, vicino alla Patagonia, accanto di questo dinosauro che stavano già recuperando lo 70%. Dunque, l'Araucaria è vissuta accanto, sì, perché nello stesso sito hanno trovato le due cose. E allora, l'ambiente ideale, là è protetta, là per chi ha già studiato etologia, una delle cose più meravigliose. Abbiamo trovato una forma di arrivare lassù per fare l'impollinazione, fare gli incroci, e gli uccelli quando arrivi lì non vanno via, perché non è mai passato nessun predatore là. E loro, ma così, non c'era zoom, ecco, là lì l'avrò fatto a mezzo metro di distanza. È una cosa che colpisce di nuovo un comportamento dell'animale, di un'aspettativa che lui non ha, e lui era là tranquillo. Anche questo bisogna capire se si vuole preservare la biodiversità. Che guardate, ora vediamo tutto un sacco, tante foglie secche per terra. E questo, le dimensioni, cos'è? Dei 12 a 15 grammi. Quelli migliorati, così pesa 12 a 15 grammi, e con oggi già è commercializzato così, però è cotto, è sempre cotto, si consuma cotto. 50% di amido e del 7% di proteine. C'ha questo che state vedendo, in questa forma qui. E allora, insieme a frutti, tanto è una frutta, sta quel pignon, le pigne. È proprio quest'epoca, siamo lì vicini, fra un mese, siamo in questa stagione lì, cominciano i semi cascare ora. E guardate, tanto è un cereale, eh? Allora si vende insieme ai cereali. E le pine, un po' più grosse dei pinoli, delle pine, il pinus pinea, vanno là tra quasi 30 centimetri, può arrivare. Questa qui, la media è questa. Questa è la media, 3 kg e mezzo, così quando sono mature, e questa qui 7 kg e mezzo. Allora anche là c'è tutto un lavoro, può essere piccolino, un po' più grande di un pinolo, o può arrivare grande così. Solo un'immagine per credere, no? Se credete che è possibile l'innesto è possibile. E altri prodotti non lignosi dell'Araucaria. Vi ricordate quei rami grossi che ho detto si lasciava di sotto, da basso? Quando muore la pianta, c'ha questa produzione dei nodi, internamente all'uscita del ramo c'è un nodo. Non esiste conosciuto un vegetale con la densità che ha questi nodi. Dunque, se un combustibile, se uno è abituato, come qui, quelli delle zone fredde, mettere per scaldare, fare il fuoco all'aria, però se non c'è una griglia molto grossa, stia attento perché la griglia di ferro va giù. Va giù perché la temperatura va talmente alta, questo è successo con me, sono stato attento a non metterne più molti allo stesso tempo di questi. Per avere un'idea, allora immaginatevi nel futuro energia, non parlate energia rinnovabile, immaginate poi quando muore questa pianta a quanto gli servirà. Gli darà, abbiamo già fatto caso, gli darà più valore con i nodi dopo i 50-60 anni di che se avesse fatto con il legno, approfittare il legno. Senza considerare tutte, guardate la grandezza di questi nodi. Eccola. Allora, fino ad ora, questo era un ingombro per la Araucaria, il bestiame non può pascolare, ma arriva qualcuno e facevano così i prodotti là. Arriva qualcuno, vediamo. Così era l'abitudine, un lavoro, andare, raccogliere tutto e mettere fuoco. E basta vedere le fiamme a che altezza vanno, questa è una dimostrazione che là c'è un combustibile. Logico, c'è resina, c'è olio, addirittura quando il Papa è stato in Brasile,
un collega nostro che lavora, fa un liquore a Curitiba, delle foglie di araucaria non secche ma verde, e gli ha dato, ho visto sul giornale, gli ha regalato un fiasco di liquore fatto di araucaria al Papa Benedetto, questo l'ultima volta che è stato in Brasile, l'unica lui. Ecco cosa abbiamo suggerito di fare di questo. Utilizzano questo per fare mangiare bestiame, il fieno, e là nello stesso utilizzano per fare queste cose qui, più fine, un po' più grosse, con diverse finalità. Qua ancora non parlo del pellet, se uno pensa allora che è quello che stiamo facendo ora, pelletizzare, fare pellet per le caldaie, tutto come le fate voi qui con i residui legnosi. Che questo sicuramente meglio che un residuo del legno semplice di pino, qui con tutto questo olio che c'ha, la combustione sarà ancora meglio. E questo serve per qualche applicazione, guardate, un po' più grosso, un po' più fino, questo posso regolare ancora più fino. E utilizzo per esempio così, uno esempio di utilizzazione, oppure così, la conserva l'umidità, controlla l'erbe, no? Intorno, tanto per dare un'idea. Dunque, penso che anche l'investitore, anche il proprietario, dopo che ha assistito questo, dice, ma allora potrei lasciare lì in quella zona lì che utilizzo poco, là che metto un po' di araucaria e levo tutti questi prodotti. Infatti, il primo anno ho fatto 1000 piantine e abbiamo dovuto dividere 5 per persona. Nel secondo anno 4.000, qualcheduna le studentesse che sono qui hanno seguito, l'anno scorso e quest'anno ho fatto 10.000 piantine e in 2 settimane non se ne aveva più, tutti sono venuti e abbiamo limitato a 50 ognuno, sennò a uno le voleva tutte per sé. Dunque si cambia l'interesse a piantare a 8 o 10 metri di distanza le araucarie, non più per dare buttare giù il legno, ma per lasciarle con quei rami da basso e produrre. E come non ho, e qua un'altra applicazione, le fragole, no, per coprire una forma di avere protezione del terreno del frago. Se andate via con una buona impressione della mia presentazione, questa immagine, la pina, a 3 anni da qua, dall'induzione al pino maturo, con 3 anni, mette 3 anni, induzione florale, impollinizzazione ed è qua poi altri 2 per arrivare qua, tutto fa il ciclo completo 3 anni, dunque sono 3 generazioni di semi sempre su l'albero. Vi ringrazio, scusate, ho avanzato nel tempo, ma sono italiano, quello che è il problema.